Benvenuti ragazzi nel secondo episodio di Until Dawn. Oggi ragazzi faremo il secondissimo episodio dopo la nostra visita dallo psichiatra, dallo psicologo, non so cosa possa essere che mi ha messo una certa inquietudine. Andiamo avanti in questa storia. Abbiamo visto che le due ragazze, adesso Anna e l'altra non mi ricordo, sono morte. Penso siano morte e qua. Mi sa che quella era l'introduzione di tutto il gioco, Until Dawn, ragazzi. Mi sa che questo è stato l'acquisto, uno degli acquisti migliori. E guardate che cazzo di intro. Ragazzi, non ve la posso far vedere tutta perché è copyright, quindi ci vediamo alla fine. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia che ha avuto luogo sul Monte Washington. Sceriffo Annie Klein, a capo del... Anche questo, ragazzi, è un altro Bene, famoso, vedete? salve È amici una figata. spettatori. È Guarda davvero come si vede bene. fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. Cioè, ragazzi, So guardate come si che vede bene! siete Guardate come cazzo si vede preoccupati per me bene! e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio Ah, felici di Beth, vederci ancora Nobel. insieme, di sapere che le pensiamo. Quindi alla fine sono Quello davvero che voglio morte, fare ragazzi. è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Sì, ma guardate D'accordo? i capelli, ragazzi, sono... Ok, Poi ho perciò fatto bene la camicia. voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì, Sì! affanculo, a morire tutta dovete. Ok, ragazzi, dovremmo esserci, dovremmo iniziare a giocare, penso. Memento mori, ragazzi. 10 ore all'alba. Ci dovremmo essere, dovremmo usare. Ecco, vabbè, ma però che cazzo, ma fammi scendere, fammi fare qualche passo. Lui è già lì che ci aspetta. Cancelli aperti. Sam, la migliore amica di Anna. Premurosa, avventurosa, diligente. It's very good, very good. Andiamo avanti. Molto bene. Guarda, ragazzi, lasciamo le impronte, ragazzi. Che figata. Uno Ehi, scoiattolo. piccolino! Hai fame? Ah. Ehi, va tutto bene? Ah. Ecco, così. Devo stare fermo, ragazzi. Ma che figata! Che figata! Un gioco spettacolare. Wow, che figata, ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi. Un altro totem. Un altro totem. Me lo dai? Posso prenderlo? Durante l'esplorazione troverai manufatti di forma rara. Ok, lo prendiamo, noi lo giriamo. Lo giriamo, tac. No, non mi dire che muore pure lei. L'uccello, ragazzo. Totem guida. Giallo, giallo cos'era? Questo è morti. Giallo, se mi ricordo bene, guida. Sì, ecco, è guida. Cioè, ragazzi, dai, ma che figo! Uno zaino, a caso, uno zaino. La tua borsa è qui, dove sei? Non Ecco, è che sei nella perfetto. borsa? Bene, Un cellulare cos'è che che abbiamo suona. qui? Un cellulare che suona. Squillalo. Appiglialo. Spighetto! Spia? Chiudi lo zaino. No, no, io spio. Sono stronzo, io. Non so cosa siano le farfalle Ah, bianche. guarda un po' chi c'è. Hai un effetto qua. No, non l'ho visto, porco. Curiosa? Chris? Bastardo! Chris! Una cotta per Ashley. Protettivo, spiritoso, metodico. Ha una cotta per Ashley. Penso sia... No, Sta no, quella lì è andando. Sam, quindi non è Ashley, è Scusa, ancora sei la un'altra. mia segretaria? Aggiornamento. Stava Perfetto, vibrando. Bene, ehi. farfalla. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Non ti preoccupare, vero? Stai calmo. Andiamo, questo posto è quasi sempre deserto. Nessuno viene quassù. Sentite anche il rumore della neve.
strano. È chiusa. Ma se te lo... Ma se l'hai provato prima, scema. Voleva tenerla chiusa. Viene fuori la gente. Ha detto così. Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Mi dà un po' fastidio invece passare da un personaggio all'altro perché non si capisce. Snoop. Comunque vi direte voi, dove cazzo sta la parte horror? E io che cazzo ne so? Non lo so. Non vedo l'ora che arrivi. Questa è Jazz, la ragazza di Mike, fiduciosa, irriverente e sicura di sé. Sono molto contento. Oh cavolo, cavolo. Arriva qualcuno. Oh cavolo, cavolo. Oh my god. Con chi parli, cretina? Qui in questo gioco tutti hanno un culo bellissimo. Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Beh, certo. Per favore. Perché non lo potevano far premere a loro? No, lo devo premere io, vabbè. Oh. Oh, visto che panorama, voglio dire... A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della fuga? Oh, ma ragazzi, ma quanti cazzo sono sti qua? Emily, l'ex di Mike. Mi sto un po' confondendo, ok, intelligente, intraprendente, presuntuosa. Ah no, persuasiva, ragazzi, presuntuosa. Io leggo veloce così. Matt, il nuovo ragazzo di Emily. Determinato, ambizioso e attivo. E non c'è mai un facchino quando sei. Matt. Oh madonna. Addirittura gli fa portare le cose. Guardate che rimane la neve sotto i piedi, che figo! È sicuro, voglio dire. Cosa pensi che. Gesù! Pezzo di merda, bastardo! Mike, l'ex di Emily, che è fidanzato con Spencer, e vaffanculo, non si capisce più un cazzo. Comunque, intelligente, motivato e persuasivo. Porca Eva! Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce! Cazzo, e tu il tuo culo! No, alla fine fai sempre così. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana, e lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto. Questo è giovane, ragazzi, è più giovane degli altri. Ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. Questo mi sembra un po' strano, sto Mike. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Le gesta di sto qua non hanno senso. Aggiornamento di stato. Prima era farfalla e adesso è stato. Ashley, una cotta per Chris. Curiosa, schietta e accademica. Magari, ragazzi, qua è tutta una storia di sesso, amore, ma... Basta! Basta, ragazzi. Ehi, qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Oddio! Pezzo di merda! Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, Matt! Poi volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non per davvero. Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Fammi guardare. Mentiamo, no, ragazzi. Non si vede molto, non c'è proprio niente di interessante. No. No, guarda, Matt, non rovinarti la vista. A me sta già venendo il mal di testa, per cui no. Va bene. Certo, come vuoi. Questo è molto... È molto... Come si dice? È molto... Ci si fa convincere velocemente, eh? Ho notato. Ma qua si spaventano tutti. Fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia?
Prendiamo la palla di neve. Io, beh, non saprei se la metti così. Bam! Grandioso. La pagherai, sabile. Che la musica che compare, ragazzi, facciamo il sesso tutti. Oh, di nuovo lo psicologo. E qui mi sa che si chiuderà il secondo capitolo, il secondo episodio. Così farò ogni volta che arriva lui. Chiudo l'episodio, mica ci sta, ragazzi. Vediamo come ci sentiamo, bene. Durante la nostra ultima seduta abbiamo stabilito che hai timore delle cose che sono morte. Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le pagine. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Ma perché? Vabbè. Le donne. Cioè, che figata. Mi mette più ansia la folla. Ragazzi, è una figata. Annegare, annegare, ragazzi. Io odio, cioè, l'acqua. Non è che odio l'acqua, ma è una cosa davvero brutta. I ratti, le serpi. Non mi piacciono i serpenti. Giriamo, intanto lui scrive. Una pistola o un coltello? I coltelli mi fanno paura. Ah, scusa, giriamo. Le serpi, gli scarafaggi. Oddio. Le serpi. Lui scrive. Ragazzi, una delle mie paure. Le mie vere paure, eh? Le viscere o i corvi? Le viscere, che schifo. I clown, ragazzi, mi fanno... Ah. Hai avuto paura? Mi spiace. Stai andando molto bene. Bastardo. Non preoccuparti. Bastardo. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva più veloce questa esperienza. Più veloce. Se mi piaci, ma stai calmo. Il serpio o i ragni? Ah, i ragni. Non mi piacciono i ragni. Gli aghi o le viscere? No, se era il sangue, il sangue, se no le viscere. Clown, ragazzi. I clown tutta la vita. I lupi o le viscere? Le viscere. Ah, i fulmini, ragazzi, io li odio. Mamma mia. Molto interessante. Che figo. Grazie. Prego. Per aver risposto con diligenza. Ragni, clown. Fulmini. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Ancora una volta, temo che il tempo sia finito. E i tuoi... Oh, scusate la luce. Scusate, e i tuoi 150 euro di visita li hai presi. Quindi lui se ne va, scusate per la luce ma si spegne a volte, quindi tu te ne vai e mi sa che finisce anche questo episodio, ragazzi. Se vi è piaciuto anche questo episodio o anche questo episodio lasciate un like qui sotto, anzi tanti like qui sotto, un commento, un consiglio, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, ragazzi, e don't worry, be happy, e come lo scorso episodio, senza paura però. Bye bye.